Fabio Marchese, titolare del cortile siciliano locale che io amo. Ciao Fabio. Ciao. Quanti chili mi hai fatto prendere, Fab? Ma quanti? Ma quanti? Su tre fronti, ristorante, pizzeria e grill, tutto mi sono magnato, tutto. Spero che al più presto ti posso far dai. assaggiare qualche altra cosa. Guarda, a giudicare dai post su Facebook, stai tranquillo perché dappertutto c'è scritto: appena finisce la quarantena, la prima cosa che faccio è vado a mangiare una pizza, vado a mangiare fuori. Perché la gente sì, si cimenta ai fornelli, però adesso anche basta. Quindi vogliamo tornare a Certo, mangiare fuori al goderci un ristorante. po' una serata. Sì. Tu quanta voglia hai invece di tornare a lavorare per far divertire gli altri? Ma guarda, la mia voglia è tanta, come tanta la voglia dei miei ragazzi. Noi tutti i giorni, ormai con questi social, con WhatsApp, facciamo dirette, facciamo riunioni, la voglia è tanta. Tanta, abbiamo tante, tante cose in testa da fare non appena si riparte. Però Ah, ce ne dici ovviamente, qualcuna? Ce ne dici qualcuna? ma guarda, non sono una persona che dice in anteprima ti tiene un ci sta, po' ci sta. l'asso Giusto, sulla giusto. mano, Giusto, giusto. La però strategia aziendale, passa anche quella. Ovviamente la prima cosa che posso dire è partiremo sicuramente col menù estivo e lì ci saranno veramente delle belle cose. Wow, ci piace. Bene. Ho ricevuto un messaggino. Tutto a posto, Pier? Ho ricevuto un messaggino. Sì, tutto a Forse. posto. Vai avanti. Ok, Vai avanti, perfetto. tranquillamente. Andiamo Ma il Pierre non si vede, giusto? avanti. No, 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 lui sta No. registrando e poi ci mette, ci Sì, incolla, ci fa. sì. Va bene, va bene. Vi muovete su tre fronti, su più fronti. Ma nel frattempo anche i casini si triplicano perché c'è da fare tre diversi piani, personale, per esempio il settore pizza, c'è il pizzaiolo, c'è il settore griglia, la griglieria, c'è chi si occupa della griglieria, chi si occupa della spesa, insomma c'è tanto personale. Quanti siete voi in totale? Noi siamo in totale siamo 10, 10 persone, ecco. siamo 3 in cucina, 3 in pizzeria, in lavapiatti e 3 in sala. Ecco, chi coordina tutto? Sei soltanto tu oppure c'è... Ovviamente ho i miei responsabili di reparto, quindi responsabile della cucina che è lo chef, c'è il pizzaiolo e c'è il maître, il caposala che mi coordina la sala, ovviamente dietro la mia supervisione. Io come politica lascio molto fare, perché comunque bisogna affidarsi a dei professionisti e dare la possibilità di fare, di sbagliare, di indovinare. Sono, diciamo, un piccolo imprenditore moderno. Io esco da una grossa azienda dove sono stato formato ad hoc e quindi cerco di metterlo in pratica attraverso i miei ragazzi. Di sicuro è che la direttiva principale è usare intanto degli ingredienti eccellenti. Poi parliamo del rapporto con il con i clienti perché quello mi interessa moltissimo. Sì. Il rapporto con il fornitore è mai capitato, parlo piano, parlo sottovoce, è mai capitato che mi hai cazziato un fornitore perché ti ha portato un prodotto Sì, così così che non rispetta... quello si fa sempre, perché comunque alla fine ci fa raggiungere l'obiettivo che vogliamo, perché la qualità del prodotto solo se è fresco. Noi spendiamo, compriamo della materia prima di alta qualità e di conseguenza vogliamo che chi ci consegna o chi ci consiglia un prodotto, lo deve garantire al 100%, sia come Certo. temperatura, sia come conservazione e tante altre cose.
Tornando al discorso dipendenti, come siete combinati? Che scelta avete fatto? Se si può dire, capisco che insomma Sì, sono delle cose molto delicate. sicuramente. Avete scelto la Ovviamente, cassa integrazione sì. oppure il stand-by? Ecco, come funziona la cosa? Ovviamente, io avendo un consulente mi sono affidato a lui. Certo, certo. E sì, abbiamo presentato già da qualche settimana la cassa integrazione. Però ad oggi non abbiamo ricevuto nessuna risposta, perché comunque, a mio avviso, i tempi saranno lunghi e a mio avviso tante cose non sono state fatte come bisognava farle, nel senso che Ecco, ecco. ovviamente siamo tutti bravi a parlare dietro l'operato di un'altra persona, però in questo momento l'unica cosa che potrebbe darci una mano è la semplicità della richiesta, del compilare il modulo. È questo. Oggi hanno Giusto, giusto. fatto tantissimi moduli. Un giorno l'INPS è bloccato, quando comunque era una cosa che si doveva prevedere. Cioè, voglio dire, è vero che, però. Ecco, tu pensi che ci sia della premeditazione in questo? Cioè ci stanno giocando per non permettere a Ma tutti di accedere? ahimè, Che forse ci vedi sì, tu? ahimè, sì. Io sono una persona che raramente fa polemica, perché a me piace risolvere le cose, non diciamo fare la polemica. Però dietro a tutto c'è, secondo me, mi puzza, c'è qualcosa che non va, perché comunque i soldi arrivano, i soldi non arrivano. La stessa cosa per quanto riguarda il nostro contributo. Ma io, ragazzi, sulla cosa veramente che a cui tengo di più, cioè alla fine dare 600 euro a chi ha la partita IVA, facciamo beneficenza, diamolo alle forze dell'ordine, diamolo ai vecchietti che non hanno il cibo, però dare 600 euro a cosa servono? Io non capisco. Cioè, non, io avrei semplificato tutto. Cioè, noi popolo italiano onesto, paghiamo le tasse a chi, in base a quello che tu dichiari, hai una somma. Dal poverello della situazione al più ricco della situazione. Tu sulle carte cosa dichiari? X, e tu avrai X. Io Proprio sulle questo. tasse ti chiedo, tu come vedi questa cosa delle tasse che sono slittate, non sospese, cioè scusami, sono slittate ma non annullate? Ecco, come la Quest'altra vedi? Sei cosa. Quest d'accordo? No, 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 assolutamente no. Io quest'altra cosa, anche se adesso lo Stato che vuole garantire tutti questi soldi per noi, io ringrazio lo Stato sicuramente che si fida di noi, però anche dietro questa cosa vedo della malizia, perché comunque tu non devi garantire, tu. Elimina le tasse per questo anno, dai la possibilità non di indebitarci e di portare poi il prossimo anno insieme a tutte le altre spese un'altra rata che abbassa il nostro, diciamo, quello che ci rimane in tasca. Cioè, non ha senso, non ha senso. Oggi tu ci vuoi dare dei Sì. soldi per farci, è vero, ripartire, ma perché così noi domani apriremo e pagheremo di nuovo le tasse. Perché comunque noi siamo il motore del paese, il lavoratore, perché poi io da impiegato, quando lavoravo per questa grande azienda per cui ti dicevo poc'anzi, io nella busta paga si trattenevano il 38%, ragazzi, è tutto assurdo, è tutto assurdo. Cioè, qua dovrebbe veramente scoppiare la bomba, sì, e partire da zero. Però noi italiani culturalmente questa cosa non ce l'abbiamo, quindi non facciamo E altro lo che so, dirla, però e non lo facciamo. culturalmente ci sono delle altre. Senti, voglio cambiare argomento perché mi stai facendo infervorare e poi, e poi finisce che non parliamo di altro. Invece ho tantissime domande da farti. Quanto ti manca la clientela, il rapporto con i clienti? Quanto ti manca? Tanto, tanto. Io
ovviamente in questi anni, adesso questo è il quinto anno, cioè è il quinto anno che siamo aperti, e devo dire che ho instaurato un rapporto con la clientela bellissimo. Il nostro cliente anche, sì. Anche con i rompiscatole? Sì, soprattutto quelli, a me piacciono quelli. Io quando i ragazzi mi dicono c'è un problema al tavolo, perché a me ovviamente dicono tutto, loro lo sanno, nel bene o nel male, io se le cose vanno bene, sempre per me c'è un problema. Io sono in primis a dire, vado io al tavolo e risolvo il problema. C'è il cliente che ovviamente viene al cortile, deve andarsene contento. Noi possiamo sbagliare, non siamo perfetti, diciamo che la materia prima è buona, facciamo tutto espresso, quindi di conseguenza un problema può succedere. Ecco, ma si tratta di un piccolo disguido, ecco, sì, non è soprattutto quando arrivano tanti avventori, soprattutto il fine settimana, ma anche durante la settimana, noi ci teniamo all'uscita dei piatti, a come devono uscire. Quindi a me piacciono i clienti rompicoglioni, come abbiamo detto. Ma evviva, evviva. Perché sennò poi alla fine quelli che ti fanno crescere. E ti faranno ripartire presto, sì, quando si ripartirà sì. Saranno loro. Lo zoccolo duro verrà per primo, ti ritroverà, ti riabbraccerà. Sì, sì, sì. Come pensi che cambierà il mercato d'ora in poi? Perché insomma siamo tutti bravi a parole, però poi... quando finirà il lockdown dovremo farci i conti in tasca. Ce li ho certo. I soldi per andare in pizzeria? Molti sì, alcuni no. Quindi hai già pensato a come affrontare questo? Sempre se possiamo svelare... Sì. Allora, sicuramente quello che dovrò fare è sicuramente dimezzare i posti a sedere, che è quello che per normativa dovremmo fare obbligatoriamente. Certo. Poi comunque... Quindi tornerai anche il personale? Sì. Ovviamente poi nel mio menù si spazia dal piatto base al piatto più costoso, e di conseguenza si parte. Dobbiamo essere positivi, non dobbiamo sempre dire ancora il peggio deve arrivare. Signori miei, oggi bisogna, siamo un popolo civile, dobbiamo attenzionarla questa cosa, è una cosa gravissima, è una cosa che ha portato tanti morti, poverini, però non ci dobbiamo massacrare dietro a questo pensiero, dobbiamo ripartire, dobbiamo dimenticarlo, perché la vita va avanti, tanti cari se ne sono andati, tante persone vicine se ne sono andate, però poi la vita va avanti, quindi dobbiamo in qualche modo cercare di stare ovviamente super attenti, ma come lo facciamo tutti i giorni. Io ricordo quando ero piccolo, oggi io che ho due bambini, arrivano da scuola, lavatevi subito le mani, oppure io sono influenzato, non ti saluto, cioè, sono delle cose normali. Oggi e gli automatismi. Sì, oggi a maggior ragione che il problema è veramente molto grave, però ripeto, non dobbiamo essere negativi, dobbiamo... Senti, come la stai vivendo a casa? Siamo in chiusura, però quest'ultima curiosità voglio chiedertela. Sì. Come la stai vivendo a casa? Ti senti in prigione? Poi magari i bambini ti aiutano anche a non pensarci troppo, a non essere sì, troppo... Sì, ma quello in primis. Ecco, come la vivi? No, la vivo molto bene, devo dire. Io sono un tipo che riesce anche a chiudersi, a stare tranquillo e sereno. Mentalmente ho un molto autocontrollo. Mi aiuto, do una mano a mia moglie, mi metto ai fornelli e faccio un bel po' di cose che poi condivido insieme ai miei collaboratori. Ma poi ripeto, a casa ci sono tantissime cose da fare. Se uno ha un po' di inventiva, un po' di creatività, si possono fare veramente tante cose. La mattina la prima cosa che faccio, mia moglie fa fare i compiti ai miei figli, io mi faccio i letti e ricordo quando ero al militare. Io faccio l'aspirapolvere, faccio il mocio di leva, bravo, vai, grande! Senti Fabio, sì. Hashtag noi non ci fermiamo. Bravo, bravo, sì, alla grande.
Alla grande. E quando finiamo, tutti al cortile siciliano. Con molto piacere.